Liberi.tv Riccardo Cristiano, quelli che state per vedere sono gli interventi relativamente alla presentazione del libro di Gianni De Seta, La conchiglia d'argento, che si è tenuta lo scorso 29 gennaio a Foscaldo. Buona visione! Allora, buonasera a tutti, grazie signora Lina per averci ospitato, è veramente bella questa casa, veramente, noi stiamo veramente bene qui. 50 anni di lavoro. Sì, ci ha spiegato qualcosa Gianni poco fa, complimenti veramente. Bene, adesso parliamo del libro, vediamo un po' a livello critico. Che cosa dà Gianni alla Calabria, alla nazione, a tutti quanti noi e in che termini soprattutto? Posso andare pesante, Gianni? Sì? Allora, a me è venuto in mente un articolo che lessi qualche tempo fa sulle pagine del Messaggero. A firma di un collega, una persona che stimo tantissimo, che è Andrea Di Consoli, un critico, uno scrittore. All'interno di queste pagine, Andrea Di Consoli, prendo il canovaccio, se no poi vado a zonzo e non mi ci raccapezzo più. Ha fatto riferimento ad un rinascimento culturale calabrese, che è già in atto secondo questa persona. Praticamente dopo decenni di totale mancanza di produzione letteraria in Calabria, che è ferma a Mario La Cava, che è ferma a Fortunato Seminara, che è ferma a Leonida Repaci, che è ferma a Saverio Strati, ecco. Quindi, dopo questi punti, che so che è la nostra tradizione letteraria, ripeto, Alvaro, Strati, Repaci, Fortunato Seminari, ma anche Maria De Angelis, che è il nostro Cosentino, insomma. Ciò che spinse il De Consoli a fare una valutazione del genere è stato, a suo dire, la pubblicazione recente di alcuni libri capace di entrare nella macchina infernale del tritacarne editoriale e che si sono affermati come casi letterari. Finora, insomma, io mi sono compiaciuta di questo articolo, ho detto finalmente la Calabria anche a livello culturale, a livello letterario, esce fuori nelle pagine nazionali. La critica letteraria, quella che sta nelle aule accademiche, quella che sta nei circoli letterari, insomma, quello che dice questo libro è bello, questo libro no, è stata spietata subito dopo l'uscita di questo articolo. Praticamente, affermando che l'inaspettata crescita esponenziale di romanzi e opere letterarie che a vario titolo in Calabria sono sorti in questi ultimi 10 anni, non necessariamente fanno letteratura. Cioè, voglio dire, quando un'opera è nazionale, quando un'opera è letteratura e quando un'opera invece è un'opera che magari poi dopo averla pubblicata la si dona agli amici, ai quattro parenti e poi rimane negli scaffali delle nostre case bellissime. Quindi hanno parlato invece di una involuzione della letteratura calabrese, dicendo la lettura calabrese ferma alla fabula magica di Corrado Alvaro, è ferma all'introspezione di Saverio Strati, è ferma all'arrabbiatura di Repaci, insomma la Calabria è ferma, è rimasta ancora lì. E i sintomi che hanno portato a questa involuzione sono tanti, principalmente proprio la mancanza di una tradizione romanzesca in Calabria, che è facile da collegare per la mancanza di un ceto borghese calabrese, capace quindi di raccontarsi, di tramandare. Un altro fattore di involuzione è dovuto al mancato capitalismo, cioè non gira la moneta in Calabria, no?
un capitalismo inadeguato in Calabria che ha schiacciato uno sviluppo sociale economico che porta quindi uno sviluppo culturale, giustamente. Altro fattore che porta all'evoluzione della letteratura calabrese è la tematica della spettacolarizzazione, che da qualche anno a questa parte ci sta inondando di opere letterarie sulla mafia. Ha iniziato Nicaso, Gratteri, insomma, Fratelli di Sangue, eccetera, eccetera, no? E quindi già questo ghetta, mette in un ghetto la letteratura calabrese che non ha modo di esprimersi. Ma dipende anche un altro fattore, il federalismo regionale geografico, insomma, che rimangono comunque circoscritte alla nostra Calabria. E quindi rimaniamo fermi ai nostri autori tradizionali. Personalmente io ritengo valido il discorso di Consoli. Ritengo invece che, io insomma vivo tra i libri, quindi voglio dire, è il mio lavoro, noi siamo già usciti fuori, noi non ci siamo involuti, semmai ci siamo evoluti. Mimmo Gangemi, la signora di Ellis Island, il giudice Meschino, sono diventati film per la RAI. Noi abbiamo autori oggi che si pongono accanto a Repaci, a Seminara, a Stradi e a Strati, ad Alvaro, perché hanno apportato, hanno dato qualcosa in più che è vero, per qualche decennio siamo stati fermi, ma non è stata neanche colpa nostra, è che nessuno ci ascolta, è che nessuno vede in noi calabresi, in noi meridionali, una scintilla, no? Per operare diversamente. Noi abbiamo Santo Gioffre, tanto per dire qualcun altro, abbiamo Angela Bubba, per nominare una donna, candidata a premio Strega, abbiamo la Serazzi, Sonia Serazzi di Sellia Marina, e poi abbiamo, i miei figli lo adorano, Matteo Mazzuca, che scrive di fantasy, è pubblicato dalla Mondadori. Quindi noi abbiamo i nostri autori, no? E abbiamo anche editori che ci pubblicano, ma l'editore deve saper veicolare anche l'opera che ha partorito, l'opera che ha fatto sua, perché altrimenti rimaniamo nella cerchia localistica senza toccare il nazionale, senza toccare la letteratura. Ora, chi scrive un libro lo fa per quale motivo? Salve, buonasera. Chi scrive un libro lo fa perché vuole avere un riscontro, c'è una sedia vuota, penso, qui davanti. Penso lo faccia per un riscontro di pubblico. Tu perché hai scritto il libro, no? Per essere letto, affinché lo leggessimo. Poi il riscontro di pubblico porta un riscontro anche economico. Ma se rimaniamo fermi al pubblico e all'economo, noi non entreremo mai nella letteratura nazionale. Questo lo sapeva bene Alfieri, lo sapeva bene Vanzoni, pensiamo solo a Verga, no? Se Verga avesse continuato a pubblicare Storia di una capinera, Eva, Eros, Tigre Reale, che per carità erano romanzi che fra Milano e Firenze erano letti, tanto che l'editore ha dovuto pubblicare e ristamparli. Quindi la gente lo adorava, ma se avesse continuato su quella strada, noi non l'avremmo mai studiato, Verga, se non avesse scritto quella bellissima novella di poche righe che si chiama Nedda, creando nel panorama della letteratura italiana quel qualcosa di nuovo che mancava, quel qualcosa di nuovo che apre le porte a nuove riflessioni. Sono passati 10 minuti. Non c'è problema.
Quindi non c'è solo il riscontro di pubblico, Gianni, ma c'è anche il riscontro di critica. E tu pensa, autori come King, Stephen King, autori come, che ne so, Parks o altri, pubblicano e hanno un grosso riscontro di pubblico ed economico, ma non di critica. Persone come Ernesto Sabato, pubblicato con Einaudi, che poi tra l'altro era di queste zone, era del Cariglio, o Ferlinghetti, queste persone non li legge nessuno, soltanto sono perché sono di nicchia, ma hanno un grosso valore critico letterario. E allora dobbiamo cercare di unire un po' il pubblico e la critica, caso raro, sono casi unici. E allora, bravo, sì, la testa e la pancia. E allora, se Carmine Abate è nella letteratura nazionale, creando un tipo di letteratura sul fenomeno emigrazionistico, se Mimmo Gangemi ha creato un tipo di letteratura, quello delle grandi famiglie che migrano e creano, ce la possono fare e giù di lì, perché anche Gianni De Seta non può entrare nel novero della letteratura nazionale senza rimanere nel contesto localistico? E poi guardate, chi mi conosce, chi mi legge lo sa perfettamente, io mai sarei stata qui stasera se non avessi creduto in Gianni, mai. Non avrei scritto la prefazione, non avrei presentato quel bellissimo libro La Croce di Sangue, uscito lo scorso anno, mai. Chi mi conosce lo sa, cioè mio marito è testimone, quanti no dico. E perché dico questo? Perché io ho riscontrato, e quindi vado a, scendo dalla contestualizzazione, ringrazio l'editore Marchese che ha pubblicato La Conchiglia d'Argento, perché è veramente un'opera pregevole. Io ho riscontrato, poi ne parlerò su Calabria Letteraria, queste cose le scriverò ancora, non ho avuto modo, però io ho riscontrato due cose nella letteratura di Gianni De Seta. Ho riscontrato un nuovo caso, chiaramente, è una originalità in due punti. Il primo punto riguarda il metodo deduttivo storiografico, che non è di tutti. E il secondo punto riguarda invece il ritorno del racconto, e ce lo diceva anche poco fa il dirigente scolastico, il ritorno al racconto, che è solo di noi meridionali, è solo di noi calabresi. Allora, per quanto riguarda il metodo deduttivo storiografico, voglio spiegare un poco. Voglio dare alcune delucidazioni, anche perché c'è la nonna, c'è mia mamma pure, quindi ecco, così poi riporta a mio papà insomma quello che ci siamo detti questa sera. De Seta procede dall'universale al particolare per spiegare, per aggiungere, cosa voglio dire? Questo libro, sapete di cosa parla? Parla di una rivalità sostanzialmente, di un conflitto mai sanato a quei tempi tra la Spagna e la Francia. Siamo nella guerra dei 30 anni, siamo nel 1600, Francia e Spagna, oddio, insomma, si acchiappavano di continuo. Questa guerra aveva prosciugato le tasche sia dell'una che dell'altra nazione, sia della Francia che della Spagna, e siccome il meridione era sotto gli spagnoli, sotto il vicereame spagnolo, cosa si inventano? Quello che ci si inventa da quando c'era Adamo, no? No? L'aumento delle tasse, e che sarà sempre così poi. Ecco, all'interno di questo particolare mondo, di questo mondo deduttivo, questo mondo universale, si inserisce la storia di Fuscaldo, si innesca la storia di Fuscaldo, cioè delle persone, un contingente che è andato a dare manforte ai fratelli napoletani. Nella
Ecco, il popolo napoletano è capeggiato da Masaniello, conosciamo tutti chi è, che era il braccio armato, no, della rivoluzione, e da un certo Giulio Genoese, che era più che altro la mente, no? Don Giulio. Nasce una repubblica denominata la Repubblica Napoletana, attenzione a non sbagliare con la Repubblica Partenopea poi del secolo successivo. La Repubblica Napoletana, che era guidata da un francese, giustamente, se la lotta era fra Francia e Spagna, che si chiamava Enrico II di Lorena, che era discendente dei D'Anjou. Enrico di Lorena, molto furbo, molto scaltro, un bel giovane tra l'altro, decide di proteggere Napoli perché pensa, chissà, un domani ritornasse nuovamente il regno di Napoli di 200 anni prima. Insomma, ci crede pure lui, poverino, ci crede. Ecco, la Repubblica Napoletana viene dichiarata da un certo Gennaro Annese, che era un armaiolo, ma durata breve. Cioè, chissà, è stata proprio una pazzia sta cosa, no? Questa rivoluzione, morti, feriti, ecco, tanto da entrare nella storia, ma durata breve. Dal 22 ottobre 1647 al 5 aprile dell'anno dopo, 1648, 5 mesi. Quindi una bolla di sapone è stato tutto questo. Praticamente quando poi Nisida ricadde sotto il governo spagnolo, quindi sono ritornati gli spagnoli. Questo pazzo esperimento di indipendenza però portò a dei cambiamenti radicali, principalmente tre, e io già mi sono fatta tutta una, ma volevo parlare di questo, però non c'è tempo, quindi ve li enuncio solamente. Cosa sono questi cambiamenti radicali? Uno Stato nuovo, che era allo stesso tempo monarchico e repubblicano, non c'era mai stato. Mai, non mi ricordo sui libri di scuola cosa del genere. Governato per la parte militare da Enrico II e per la parte amministrativa dallo stesso Annese. Questo Stato si chiamava Serenissima, perché insomma richiama un po' Venezia, no? Serenissima Monarchia Repubblicana di Napoli, un ossimoro, cioè sono termini che vanno in contraddizione, non c'era mai stato, e quindi però questo è un fatto positivo, questo fatto qui. Il secondo cambiamento radicale è che la Serenissima in questi 5 mesi si è comportata come uno stato sovrano, battendo cassa, battendo moneta, e rare, introvabili sono le monete di quel periodo, nate in questo periodo. Il terzo fattore importante è che, caduta, abbiamo detto, la Serenissima, caduto questo governicchio, no? Sono ritornati gli spagnoli. Ma gli spagnoli mica sono tornati così, del tipo, beh, adesso ok, prendiamo Nisida, ok, Nola è con noi, Capua no, insomma, no. Allora, il fatto storico importante è che la Spagna ha chiesto aiuto a chi? Alla Chiesa. La cosa bella di questo periodo è che per ritornare a Napoli gli spagnoli hanno detto al Papa e alla Chiesa: ok, potete fare quello che volete se ci aiutate, se ci date una mano. Ecco che in questo periodo, in questo contesto, grazie a Masaniello e tutto quanto il resto, nascono opere meravigliose lungo tutta la Campania, la Puglia, la Calabria, a testimoniare che il potere è troppo forte, il potere della Chiesa, il potere istituzionalizzato spagnolo, e quindi è rimasto almeno questo. E il secondo, diciamo, se il metodo deduttivo storiografico di De Seta è una sua prerogativa tutta sua, perché non c'è nessuno che scrive così, dall'Universale
al particolare, e lo abbiamo visto anche nella Croce di Sangue, dal particolare, sempre spagnoli, francesi, eccetera, c'erano sempre, ci sono sempre stati, però poi alla fine la storia di Fuscaldo, guardie, eccetera, è stata protagonista, e così lo è adesso, e lo sarà anche con il terzo romanzo, questa è una trilogia, ecco, sul risorgimento italiano, però poi ce le darà conto lo stesso Gianni. Secondo, perché secondo me Gianni deve essere annoverato nella letteratura nazionale, non soltanto per il metodo, per lo stile che ho usato, perché con Gianni ritorna il racconto, o meglio, il raccontare, la fabula. Beh, se ne sono perse le tracce del racconto, forse neanche le nostre nonne raccontano più. Una volta conoscevamo la storia dei Re Magi, no, perché ci veniva raccontata, cioè che cos'è, ragazzi, tramandare, no, richiamare alla memoria, no, è raccontare. Se non si racconta più, si perdono le radici. E allora ecco che poi i nostri figli dicono: ma chi su sti Re Magi? Ma chi era sto Masaniello? A noi queste storie ce le raccontavano quando io andavo a scuola, Muzio Scevola, persone, personaggi, no, dai quali noi sapevamo, conoscevamo la storia. Ora non si racconta più, perché dobbiamo stare sempre sul telefono e dobbiamo, più che sentire un racconto, ce lo dobbiamo vedere su Instagram. E quindi il ritorno del racconto è importante, e Gianni fa questa opera molto importante. E come lo racconta? Beh, lo racconta con uno stile molto particolare, molto elegante, molto sobrio, usando termini che non sono aulici chiaramente, ma sono colloquiali, accessibili a tutti, e lo fa con un utilizzo di parole molto molto particolare. Vi invito a leggerlo se non l'avete fatto. I dialoghi, ecco, è la prerogativa di Gianni, ecco, i dialoghi sono perfetti, e altra prerogativa di Gianni sono le figure femminili, Lucrezia, Francesca, Bernardina, Pisa, la moglie di Masaniello, ecco, sono maestose, potenti, imponenti, come la storia che lui racconta, quasi, quasi proprio le donne che danno la vita partorissero proprio la storia. E poi c'è sempre questo ritorno, come diceva il dirigente, Carlo, la mitologia. Ecco, a pagina 117 abbiamo saputo di Enea, che poi voglio dire, noi discendiamo da Enea, no? Voglio dire, e quindi non siamo quindi greci. La mitologia, il richiamo a Febo, anche, insomma, questa è una cosa molto molto bella e molto attendibile dal punto di vista letterario, e il richiamo chiaramente a Partenope. Concludo dicendo che è un libro che va introdotto nelle scuole, e devo dire che il dirigente qui presente, non perché è qui presente, io so perché seguo la pagina anche Facebook della scuola di Amanteo, è una direttrice molto saggia, perché fa leggere i libri degli autori calabresi. A scuola mia invece no, facciamo venire quelli di Milano, di Roma, poi vogliono pagarti un botto, dice no, ma questo non possiamo. Ecco, Leonella Perrotta, che è una scrittrice di talento paolana, è stata sua ospite, e gli alunni si interessano al racconto e alla storia. Il libro deve essere saputo veicolare dall'editore, e l'editore è lo seguo sempre tanto, faccio i miei migliori auguri, è un editore molto coraggioso, perché c'è veramente tanto, e io capisco che anche dire di no ha un peso, vero? Ecco. E poi spero che il pubblico apprezzi questo libro e anche la critica letteraria. Grazie.